Bentornati a tutti su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, build, guide e live dei vostri giochi preferiti. Ricordatevi che con un clic sul tasto iscriviti per voi è gratuito, per me invece è un incentivo a fare di meglio. Quindi iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video e le live che escono sul canale. Come avevo già annunciato giovedì scorso, questa è la parte 2 del blog di aggiornamento trimestrale che riguarda Diablo 4. Quindi oggi parliamo del sistema di magie, che riguarda gli stregoni e ovviamente anche un pochettino dell'endgame. Quindi iniziamo! Molti di voi potrebbero ricordare l'esclusiva sistema dell'arsenale del Barbalo, la loro capacità di trasportare e scambiare senza problemi tra armi più letali, che ne ha notevolmente aumentato la potenza. Ovviamente questo sistema è stato implementato anche per le altre classi, inteso come ovviamente un sistema unico di equipaggiamento del proprio arsenale. L'obiettivo principale degli sviluppatori è di avere meccaniche specifiche per classe, credendo che le meccaniche di classe uniche, con punti di forza e stili di gioco molto diversi rispetto alle altre, renderanno l'esplorazione delle diverse classi e soprattutto del gioco, del mondo di gioco, molto più divertente. Ma ecco come funziona il sistema di incantesimi dello stregone. Come vedete nell'immagine 1, le abilità dell'incantatrice possono essere collocate in due posizioni: uno slot abilità attivo, a cui in realtà ogni classe ha accesso, e uno slot incantesimo. Se posizioni un'abilità nello slot incantesimo, non puoi usarla più, ovviamente, come abilità attiva, ma il personaggio ottiene invece un bonus secondario. Nell'immagine 2, invece, il potere che ottieni dagli incantesimi è estremamente significativo e al momento si possono creare build basate sia sui tuoi incantesimi, sia sulle abilità attive o su una combinazione di entrambi. Queste meccaniche, ovviamente, consentono di avere e fare scelte davvero diverse e interessanti per ogni persona specifica, e si riesce a creare e definire una strategia sia in solo che in team davvero differenti. Infine parliamo del sistema di progressione a fine del gioco. Gli sviluppatori non hanno fornito un vero e proprio sistema in questo blog e plausibilmente non l'avremo nemmeno in quello successivo, ma ci hanno fornito l'idea su cui sarà basato, cioè facile da imparare e difficile da padroneggiare. Questo concetto è stato creato e pensato sia per i casual gamer, che giocano non in maniera hardcore e quindi si limitano a divertirsi cazzeggiando di qua e di là e uccidendo mostri in giro per la mappa, ed è stato anche pensato per invece gli hardcore gamer, creando un sistema che premi chi ha intenzione di mettersi d'impegno e diventare quindi un punto di riferimento per le community all'interno di Diablo 4. Benissimo, anche questo video è finito. Ci risentiamo ovviamente con il prossimo blog di aggiornamento trimestrale di Blizzard e io vi auguro il meglio e GG a tutti quanti.